Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e sono ciò che sull'internet viene molto spesso definito con la parola con la N. Sì, un nerd. E essendo un nerd, a me piace fare ogni tanto qualche esperimento particolare. E quello che vi porto oggi è un esperimento derivante da una domanda che penso tutti quanti si siano fatti almeno una volta entrando nel mondo dei PC, e cioè di quanti core ha bisogno realmente la vostra CPU per fare cose? Prima di andare al vivo del video, però, vi ricordo che c'è lo sponsor e dura 45 secondi. Se volete potete skipparlo, ma io come sempre vi consiglio di... non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto di G. Di quanti core ha bisogno la vostra CPU? Allora, dobbiamo fare un discorsetto introduttivo a questa cosa. Immaginate il vostro PC, o meglio, la vostra CPU come un'azienda agricola, diciamo, composta da 100 lavoratori. Alle 6 del mattino il capo, il mastro, dice: guardate, dobbiamo mungere le mucche, quindi tutti e 100 dovete andare a mungere le mucche. Benissimo. Tutti e 100 vanno a mungere le mucche. Alle 6:30, ragazzi, dobbiamo raccogliere, cavolo ne so, le patate, le barbabietole. Quindi una parte di voi deve andare a raccogliere le patate o le barbabietole, quelle che siano. Quindi 70 rimarranno a mungere le mucche, 30 invece andranno a raccogliere le patate. E questo qui è proprio come funziona il vostro PC, senza le patate. Se il task principale, quindi, è ad esempio lo streaming e non dovete fare null'altro, il 100% delle risorse allocabili allo streaming saranno appunto allocate allo streaming. Se allo streaming a un certo punto voi andate a inserire anche il gaming, beh, diciamo che una parte di quelle risorse sarà appunto inviata al gaming. Il tutto risulterà in performance peggiori sia in streaming sia in gaming. Ma perché vi sto facendo questo discorso? Vi sto facendo questo discorso perché io qui ho due delle migliori CPU da gaming dell'ultimo anno, cioè un Ryzen 9 5900X e un Ryzen 7 5800X. Perché sono le migliori CPU da gaming? Rispettivamente con 12 core e 8 core sono i processori che in termini di numeri grezzi danno FPS più alti, FPS medi più alti e un maggiore grado di stabilità per quanto riguarda gli FPS bassi, quindi c'è una minore fluttuazione tra FPS bassi ed FPS medi. Ma G, tu ci hai sempre detto che il miglior processore da gaming non è un Ryzen 7 o un Ryzen 9, bensì il Ryzen 5 5600X. Ed è così, ma per il semplice fatto che questi processori costano molto di più rispetto a un Ryzen 5 5600X che ha 6 core. Ma adesso vi faccio vedere i dati che abbiamo raccolto facendo uno streaming sul mio canale Viola. Con il mio secondo PC, e cioè questo bimbetto qui, ho streamato un pochettino di test. Cosa ho fatto in questi test? Ho avviato alcuni programmi per poi andare ad esaminare l'utilizzo da parte di Windows dei core del processore. Ho utilizzato un 5800X, cioè un processore a 8 core 16 thread. Perché? Perché sapevo che un gioco non avrebbe mai saturato un processore ad 8 core. E infatti vi faccio vedere subito una cosa: l'unico programma in grado di saturare il Ryzen 7 5800X è stato Premiere. Ma questo perché? Sappiamo da tempo immemore che un processore a più core non è utile per il gaming, è bensì utile per la produttività. Infatti, quando si avvia un rendering in 4K, non utilizzando la scheda video come hardware per il rendering, ma utilizzando solamente il software, quindi il processore, tutti e 16 i thread vengono utilizzati
non al massimo, ma siamo più o meno intorno al 95% di utilizzo, a volte con picchi del 100%. Ecco perché serve un processore a più core quando si tratta di questi programmi. Apro e chiudo parentesi, un processore a 2 core, 4 core può fare questo task? Sì che lo può fare, ovviamente lo farà molto più lentamente. Però io vi ho fatto vedere la parte finale dello streaming. Nella parte iniziale ho avviato qualche gioco e ne ho ricavato qualche dato molto interessante. C'è stato un mix di videogiochi leggeri, videogiochi pesanti, videogiochi che avevano un alto carico sulla CPU, videogiochi che avevano un'ottimizzazione migliore per una CPU a più core, e i risultati sono stati i seguenti. Rocket League, gioco estremamente competitivo, estremamente leggero, che ha una marea di impostazioni grafiche appunto perché deve essere giocato su più dispositivi possibili, utilizzava al massimo 6 thread. Questo perché il processore utilizzato appunto aveva l'SMT attivo, cioè il Simultaneous Multithreading, e quindi al posto di andare a contare i core utilizzati, basta semplicemente vedere quanti thread si utilizzano, dividerli per 2 e più o meno si ha l'utilizzo del processore. Quindi 6 thread equivale a 3 core. Ovviamente 3 core venivano utilizzati in maniera più intensa, ciò non significa che il resto del processore non veniva utilizzato, ma essendo i videogiochi delle istanze che utilizzano più le IPC in single core, beh, era giusto che ci fossero dei core utilizzati di più rispetto agli altri. Un altro gioco che ho provato è stato Control. Perché Control? Perché Control è stato il titolo di punta per Nvidia per quanto riguarda ray tracing, le DirectX 12 utilizzate al loro massimo, massimale possibile immaginabile, e siamo arrivati alla conclusione che anche Control utilizza 5/6 thread, quindi siamo più o meno anche qui nell'ordine dei 3 core. In maniera intensa, sì, perché se sparate il ray tracing a manetta utilizza 5 thread, se invece lo abbassate ne utilizza 6 perché diventa leggerissimamente più CPU bounded, ma questo è un dato decisamente interessante. Adesso arriva il gioco che è il meme per antonomasia degli ultimi, penso, un altro po' 15 anni, e cioè Crysis Remastered in questo caso. Crysis Remastered, essendo un titolo open world, quindi con una marea di zona da renderizzare tutta quanta assieme, utilizza 9 thread. 9 thread anche con le impostazioni grafiche al massimo. Questo che cosa significa? Che il gioco è ottimizzato decisamente male, invecchiato male anche dal punto di vista software, perché utilizzare 9 thread su un processore a 8 core, quindi a 16 thread, significa che su un processore a 6 core utilizzeresti tipo il 75% delle risorse, e non è proprio una cosa bellissima, ecco. Un altro gioco che abbiamo provato e che poi alla fine io ho ricordato essere stato ottimizzato per AMD, i processori AMD, è Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla aveva sì dei core che venivano utilizzati di più, ma bene o male l'utilizzo del processore si manteneva abbastanza simile su tutti quanti i thread. Questo perché? Perché appunto Assassin's Creed Valhalla è stato sviluppato tenendo in mente la grande crescita dei processori AMD o dei processori comunque a più core, e andava a utilizzare in maniera blanda tutti quanti i core, perché comunque anch'esso è un titolo open world, bisogna, ha una draw distance comunque molto molto ampia, doveva renderizzare una grande porzione di mappa, ma comunque utilizzando, sebbene utilizzasse tutti i thread, quindi tutti e 16 thread, non andava a saturare tutto quanto il processore. Quindi beh, ben fatto Ubisoft. Per quanto il gioco sia pesante e non sia fluido al 100% in alcune zone, brava, brava, brava. Ultimo titolo che abbiamo provato, ovviamente, è il gioco che ha deluso tutti nell'ultimo anno, e cioè Cyberpunk. Raga, Cyberpunk è un titolo che ha avuto uno sviluppo multipiattaforma, ha avuto uno sviluppo che è durato molto molto tempo, ci aspettavamo che sarebbe uscito un giocone della Madonna, così non è stato. Infatti Cyberpunk in 2K con ray tracing al massimo, ray tracing al minimo, non gli interessa nulla delle impostazioni grafiche, utilizza 10 thread, quindi utilizza 5 core. Adesso voi direte, G, ma il punto di questo video qual è? Raga, il punto di questo video è che, come abbiamo visto, al massimo un videogioco deve essere ottimizzato proprio male male male, utilizza 5 core. Che cosa significa questo? Significa che è bello correre dietro ai processori super mega potenti che vi fanno avere 10 FPS in più per 250-300 euro in più, ma
per giocare vi basta tranquillamente un processore a 4 o un processore a 6 core. E da questo punto di vista, sia AMD sia Intel hanno delle ottime CPU in grado di farvi giocare tranquillamente senza andare a fare bottleneck alla vostra scheda video e facendovi risparmiare un bel po' rispetto a processori che sono indicati per persone come me, persone che lavorano al PC, e quindi beh, nulla, spero che andiate a risparmiare un pochettino di soldini. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, quale CPU avete voi per giocare, sono abbastanza curioso. Ricordate di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto DG. E nulla, tutto l'esperimento è stato fatto in live sul mio canale Viola, il link è in descrizione se volete venirmi a trovare e dire ehi ciao, ho guardato il tuo video, e ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul Punto DG, sempre qui col vostro G e le CPU AMD Ryzen. Ciao ciao belli, alla prossima!